National Geographic la chiama l'ultima frontiera dell'Africa. È la Omo Valley in Etiopia, dove i bambini vengono ancora uccisi per superstizione. Qui, tra le tribù indigene, dalla cultura e dalle credenze antiche, la paura si chiama Mingi. Così sono definiti bimbi nati da donne non sposate, figli gemellari, bambini a cui crescono prima i denti di sopra che quelli di sotto. Vite segnate dalla maledizione del diavolo e che per questo vanno uccise. John Rowe, fotografo e videomaker americano, ha fondato insieme a Leila Buco, un autoctono delle tribù etiopi, la Omo Child, un'organizzazione no profit per salvare dalla morte e far crescere in una casa famiglia i bambini che presentano tratti Mingi. We have started an organization called Omo Child. Abbiamo creato l'organizzazione Omo Child circa 5 anni fa, quando ho scoperto che i bambini venivano uccisi nella Omo Valley. Labuco mi raccontò la storia della sua cultura, della pratica Mingi. Loro non hanno spiegazione scientifica a morti e disgrazie, così pensano che il motivo per cui la morte colpisce risieda nella maledizione che portano con sé alcuni bambini. Labuco cominciò a salvarli, ma non aveva abbastanza denaro e risorse per farlo. Mi ha chiesto di aiutarlo e io l'ho fatto. And I told him, yes, I would. Una volta cresciuti, a questi bambini viene raccontata la verità sul loro passato. In questo modo Omo Child cerca di far cambiare la mentalità della popolazione, favorendo la fine della superstizione Mingi, come è già accaduto nella tribù Kara, che ha interrotto queste pratiche. Il cambiamento deve venire dal dentro della comunità, come è successo per Labuco. Non da chi si ferma per 2 settimane o un mese e dice alla popolazione cosa sia giusto o sbagliato. Si tratta di educare i giovani della stessa tribù. Faremo tutto quello che possiamo, perché uccidere bambini è orrendo e non possiamo permettere che accada ancora. L'importanza della comunicazione e della diffusione di questa realtà ha spinto John Rowe a realizzare un film che racconta la storia della valle, Omo Child, The River and the Bush. Ci sono voluti 6 anni per realizzarlo e 700 ore di ripresa. Così la telecamera ha filmato la vita sulle rive del fiume Omo, le corse notturne per riuscire ad arrivare in tempo a salvare i neonati e i sorrisi dei bambini riusciti a diventare grandi. The film has been a very challenging. È stata una grande sfida, soprattutto per me. Abbiamo vissuto per settimane in tenda, mangiando poco e male, con il caldo, lo sporco, convivendo con la malaria e la tubercolosi, vedendo bambini che morivano e i guerriglieri che combattevano armati di Kalashnikov. Ma pensavo che questa storia fosse importante da raccontare. Per questo ho portato a termine il film e invito le persone a guardarlo e a trarre le proprie conclusioni. È la prima volta che si dà voce alla vita di queste persone, che vengono ascoltate. That the voices of these people has been heard.